15:30, oggi è il 27 di febbraio e non essendo un anno bisestile questo 2014, il penultimo giorno di febbraio, noi siamo ancora qui, occupai DJ Andres e Valentina, come sempre tutti i giorni ragazzi. Esatto, inizio un po' macchinoso ma ci tenevo a specificarlo perché oggi parlavamo di compleanni il 29 di febbraio, poi ci hanno chiesto ma c'è il 29 quest'anno, allora ho fatto un calcolo, no, sono solo gli anni dove ci sono... sono solo gli anni dove ci sono i mondiali di calcio. Quindi fra due anni sarà un anno bisestile. Perché l'ho detto? Perché i mondiali sono... Sono quest'anno? Allora quando sono le Olimpiadi, pardon, le Olimpiadi, mi sono confuso. Perfetto, estive. Grande Andres. Perché però stavo dicendo dei mondiali di calcio, vabbè non è una grande gaffe questa. Perché ho parlato dei mondiali di calcio? Sì. Perché avremo un grande ospite quest'oggi, Fabio Quagliarella. E quindi siamo molto lieti di averlo qui, il secondo calciatore che passa dopo Javier Zanetti. Solo grandi ospiti in termini calcistici. E poi parleremo di musica, lo faremo con Daniele Cassandro di Wired, quindi si rinnova il nostro appuntamento settimanale con Wired e poi con Boxer in Club. Esatto, che ci vengono a presentare il loro album di esordio a Krakatoa. Abbiamo detto tutto? Sì, partiamo con le notizie. Notizie del giorno, vai. Notizie del giorno. Notizie del giorno. In questo e penultimo. Ovviamente, quanto è alta oggi la telecamera? Non troppo? Adesso si abbassa, non preoccupare. Iniziamo ovviamente con notizie di politica. Non potevamo mancare. Politica per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, perché quattro senatori del partito sono stati esclusi. Cosa hanno fatto? Perché hanno... Cioè, lo so cosa hanno fatto. Hanno avuto il piacere di dialogare con altri esponenti di altri partiti e questa cosa non va bene, secondo il Movimento 5 Stelle. No, quindi, infatti. Secondo Beppe Grillo. C'è un... Ma noi che ce ne frega? No, beh, però... no, aspetta, però è importante perché non è, si professavano. Ma sì, ma basta, non se ne può più. Ogni vabbè, allora se vuoi una. Buttarla in cacciara così, cosa va? Sono loro i primi a far cacciare, Andres. Esatto, infatti loro sono questi esclusi, sono quelli che non volevano far cacciare. Infatti, lo so. E sono stati esclusi per quello. Quindi sono dei cacciatori, tu anche tu sei cacciarona. Quindi aboliremo le notizie di politica. Abolirò? Ci proviamo, sì. Dunque, prossima notizia. A parte gli scontri del Movimento 5 Stelle, dopo 100 anni rispunta il conto di un ristorante che un furbetto si è dimenticato di pagare. Questo furbetto era niente poco di meno che Lawrence D'Arabia. Lo state vedendo alle mie spalle. Al ristorante dell'hotel Baron di Aleppo in Siria ha ordinato 6 piatti per un conto di 76,70 piastre ottomane, che mi viene difficile calcolare oggigiorno quanto sarebbe. Non ha pagato, insomma, però il British Museum ha dichiarato che sta per esporre il conto non pagato di Lawrence D'Arabia. Come guadagnare per poi poter pagare. Quindi volevo fare anche un appello, ricordo a Puccio, il prestinaio di Concorrezzo, che il conto di tenerlo lì perché poi diventerà un oggetto di museo, quindi sarà ripagato dalla vendita dello stesso. Adesso andiamo in Australia, parliamo di animali finalmente. Grazie. Perché è stato scoperto un nuovo animale, un marsupiale, lo vedete qua alle spalle? Sì, sembra un topolino, è piccolino. Che cosa ha di particolare questo animale? Che ci dà dentro un sacco, nel senso che gli piace... È piccolo, ma uno che ancora gli ammolla, diciamo. Esatto, gli piace fare l'amore e lo fa con tante topoline, diciamo. Contemporaneamente si chiama Antechinus, questo marsupiale. Però cosa succede? Fa l'amore... E poi si fa prendere così tanto dalla foga che muore. Molte volte muore. Stava a credere che muore. Perché mi dispiace, poverino. È un peccato. Sì, beh, esattamente. Beh, non sempre, ovviamente. Succede un caso similare con la mantide religiosa, però in quel caso è lei che taglia la testa a lui, anzi se la magna proprio la testa. Non è il caso del topolino, però no. Diciamo che il è coronamento di una vita interessante sarebbe. Quello sicuramente. La morte che tutti vorrebbero. Dunque, abbiamo parlato di sesso, continuiamo a parlare di graphic novel sul sesso, perché sta per uscire una graphic novel sul Bunga Bunga dal titolo Ruby, sesso e potere ad Arcore. La vicenda va dalla famosa notte in questura passata tra Ruby, stiamo vedendo delle tavole alle mie spalle, tra... Ruby e l'ex consigliere Nicole Minetti. Cosa? No, c'è solo un'immagine.
Vabbè, eloquente. Hai solo lei una. È molto peggio. Sì. Devo fare io delle altre tavole? Devo interpretarle? No, dai, meglio di no. Va appunto dalla famosa notte in questura fino alla sentenza del processo di primo grado, perché poi noi siamo garantisti, no? Certo. Quindi bisognerebbe aspettare. Il libro è scritto da Gianni Barbacetto con le illustrazioni di Luca Ferrara, quindi diciamo area Il Fatto Quotidiano. Va bene, andiamo avanti. Noi parliamo spesso di bufale qua a Occupy DJ e parliamo... Cioè, anche senza saperlo. Sì, senza saperlo. Perché dico questo? Perché questa notizia riguarda studi scientifici. Siccome noi diciamo sempre, secondo lo studio dell'università di... Allarme bufala, esatto, allarme bufala. C'è un sito che si chiama SciGen che produce proprio delle notizie bufala con tanto di grafici, analisi e tutto. Cioè, è proprio reale, sembra vero. E quindi è facile incapparci in questo tranello. Sì. Tant'è che uno scienziato informatico dell'università, di Joseph Fourier, francese, quindi ha deciso di creare un software in grado di capire se una notizia è bufala o meno. Mm. Ma non era la stessa notizia che abbiamo detto l'altro giorno? No, quello è un software che dice se scrivi bufale sui social. Esatto, esatto. Vabbè, che ha avuto un'ideona, insomma. Cioè, ha guardato Occupy 3 giorni fa e ha detto no, giriamola così, così da girare il copyright. Vabbè, sì. Studi scientifici, quindi probabilmente fasulli, invece sì, in Finlandia infatti, ci dicono che... Infatti potresti anche non dirlo, forse. Vabbè, però io lo dico, vabbè, metto le mani avanti, vediamo. Poi se è una cazzata... Valutiamo. Ve la prendete eventualmente con lei. Se invece è una cosa buona, il merito è assolutamente mio. Sì. Hanno ideato il test del sangue che vi dirà se morirete entro 5 anni. Ecco, oh, abbiamo che delle immagini. Notizie. Abbiamo, meno male che non le devo mimare queste, perché già mi veniva un po' da svenire a vedere gli aghi. Si sono inventati questi scienziati di vari atenei finlandesi in collaborazione un sistema per poter capire appunto se entro 5 anni morirai. Ma perché? Chi lo vuole sapere? Beh, cioè, magari c'è chi lo vuole sapere, ma la cosa bella è che capirà dai fattori, dagli indicatori del sangue una qualsiasi malattia. Hanno fatto degli studi su 17.000 persone in buona salute e sono arrivati a individuare 4 bioindicatori che determinano se avrai una qualsiasi malattia. Quindi insomma è stato un lavoro molto lungo, dal che io deduco che non sarà una bufala, immagino. No, speriamo di no, dai. Su un lavoro lungo. Adesso parliamo di una cosa che ci piace tanto. Il Wine Institute californiano ha stilato la classifica dei paesi al mondo che consumano in assoluto più vino. Sì, diciamo questa è la seconda cosa che ci piace di più, sì, in assoluto, vabbè, il vino. Sì. Alla prima e chi c'ha al primo posto? Il Vaticano. Non l'avreste, nessuno l'avrebbe mai detto. Eh no, perché... voglia, con tutte le messe che fanno. Cioè, bevi un bicchiere qua, un bicchiere là. Alla fine tirano, sì. Sono pochissimi gli abitanti del Vaticano, sono 850 più o meno, hanno tutti una certa età, sono tutti uomini e piace fare le cenette, i pranzetti con i bicchieri. È l'ultimo piacere che gli rimane, diciamo. Però tu pensa che bevono 74 litri all'anno, quindi un equivalente di 105 bottiglie. A testa? A testa, però vuol dire una ogni 3 giorni. Beh, allora sono più scarsi di me, però, esatto, scusa, infatti, diciamo che la media... Lanciamo una nomination come quelle che vanno in giro su Facebook in questi giorni. Ah, sai, quella del bere, così. Sì. È vero, si fa. Infatti il Papa Francesco sarà il prossimo. Che sì, no... infatti, nomino... lo taggheremo, così magari nomino... ci risponderà un Padre po'. Padre Gheorghe, a bere e poi... va bene, un'altra notizia, la sì. La clinica mobile del dottor Costa passerà di mano, esattamente, andrà al dottor Michele Zasa di 35 anni, perché il dottor Costa, che state vedendo alle mie spalle, all'età di 75, ha deciso di passare il testimone. Probabilmente è stanco di tutti i viaggi per il mondo, perché comunque è la clinica mobile del moto mondiale, non l'avevo ancora detto. Siete abituati a vederlo in delle filippiche incredibili sul cuore dei piloti, la passione, l'intensità. Non parla mai dei siringoni di antidolorifici che gli spara, che gli permettono di correre ai quei malcapitati che cadono a 300 all'ora. Non è solo passione, secondo me. Vabbè, andiamo avanti. Oggi come tema di giornata abbiamo scelto di parlare di imbarazzo, perché il 15 di febbraio a Caravaggio, in provincia di Bergamo, è successo un fatto un po' particolare, ovvero il padre di un ragazzo che stava giocando a una partita di calcio è sceso negli spogliatoi durante il secondo e terzo tempo e ha picchiato... Nell'intervallo, dici? Sì, che cosa ho detto? Secondo e terzo tempo. Ha picchiato l'arbitro. No, perché dai, secondo non lui non fa... stava arbitrando bene la partita, no? Ma cosa c'è? Però il ragazzo si è sentito così tanto in imbarazzo che ha fatto fare una figura un po' brutta al padre, nel senso. Bravo. Gli ha detto non ti devi comportare
così davanti a tutti, anche perché ovviamente ricade su di me. Una volta tanto. Perché sai che nel calcio poi c'è un'eccessiva apprensione da parte dei genitori, sì. Succede sempre più spesso che facciano delle risse, si menino in tribuna per dei bambini di 8 anni che giocano a calcio, quindi è una cosa veramente brutta, quindi un applauso da parte di tutto Occupy va al ragazzo di 13 sì. anni che ha fatto questo gesto. Complimenti per l'ottima scelta. Ma spesso i genitori ci mettono in imbarazzo, guardiamo. Mi dà molto fastidio quando la gente parla senza riflettere, dobbiamo fare una correzione. Sì, perché avevo ragione, esiste il terzo tempo nelle squadre degli esordienti. Quindi brava Vale, sì. Complimenti. Sto, domanda del giorno, brava, domanda del giorno, leggiamola assieme. Qual è stato il momento più imbarazzante della tua vita? Raccontacelo con True Story. Ragazzi, oggi siamo sul pezzo proprio. Vabbè, scriveteci da Facebook Occupy DJ, Twitter Occupy DJ oppure WhatsApp 342-879-5900. Adesso vogliamo lanciare insieme la Tweet Parade. Sì. 1, 2, 3, Tweet Parade! 4, 3, 2, 1. Non so perché ridi, se dico insieme è insieme. Sì, bravo. Numero 5 della Tweet Parade di oggi. Stremata, dice WhatsApp, mi mette in imbarazzo. Mi inibisce il fatto che l'altra persona sia lì ad aspettare mentre io sto scrivendo. Ansia, ma credo ne abbia più lui perché... Questa ragazza ha la tua stessa espressione quando... No, simile, la mia è così. Mm-hmm. Numero 4. Abbiamo OneDS Hugs che dice: quel momento di disagio quando torni a casa, ti guardi allo specchio e ti chiedi: ho avuto questo aspetto per tutta la giornata? Probabilmente no, è andato di male in peggio. Numero 3. Luca Bizzarri, lo salutiamo, il correttore automatico del mio iPhone mi ha appena corretto un volentierissimo con un volentieri asino. Perdere amici 2.0 e anche perdere contratti lavorativi, sì, sarebbe anche peggio forse. Numero 2. Abbiamo Cloud86 che dice: sbagliare destinatario e scrivere mi manchi al tuo ex, fatto. Perfetto. Ma non è vero, non si può sbagliare a scrivere una... Non è vero, io non so. Parla per te. Numero 1. Guido Fruscoloni dice: niente mi mette in imbarazzo più di una paziente ultra settantenne che mi provola. Cercava me, signora? Se ero più giovane, sì. Ebbene, si vede dalla foto che lei è un bel bagai, diciamo. Sigla. Abbiamo la tripletta, la lanciamo Ambress velocemente. Vai. Chase and Status con Ed Thomas, Max Manny e Goldfrapp. Goldfrapp con Rocket, prima ancora Max Manny, prima ancora Chase and Status nella nostra tripletta. E adesso? È il momento del meraviglioso mondo dell'internet. Scusa, no, guardo fuori per vedere le reazioni dei nostri ospiti che sono già pronti a entrare quando vedono che si interrompe. Soprattutto c'è Fabio Pagliarella qua fuori, quindi magari ci potrà dire lui com'è finito questo video. È vero, potremmo chiederlo a lui. Meraviglioso mondo dell'internet, oggi come sempre abbiamo inserito una parola che è imbarazzo e abbiamo visto quali sono i primi 5 video che vengono fuori, vediamo. Che imbarazzo mai questo? Le uniche parti comprensibili di un'opera. Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa. Come? La padrona confusa. Un uomo che salta da balcone in giardino. Questa già si capisce di meno. Guardate questo video. Polizia municipale. Piangiamo, ridiamo. Se posso dire la mia, ridiamo. Anche se poi pensando che la macchina la paghiamo noi con i nostri soldi, piangiamo. Esatto. Perché comunque... Che ideona! Sul dissuasore mobile, bravi! Ma bravi! È rimasta lì così poi, non sai più. Momenti di imbarazzo. Cosa succede? Oddio, mangia dei savoiardi. E fin qua. Sai che è tensione proprio, Sì. Cosa succederà? Che imbarazzo, ragazzi. Savoiardo c'è. Cellulare c'è. Scommetto che non vedremo il finale. Inizia a realizzare che già te sta sul cazzo. Perché sta in pantaloncini, t-shirt e ciabatte. Si lamenta dei commessi, no? Sì, come te oggi praticamente. Un piumino, la sciarpa tripla, due maglioni, una maglietta, i pantaloni felpati e la maglietta da salute. Che de salute te ne è rimasta poca. Quando in redazione ti sei messa in canottiera che c'erano tutti con la felpa e il giubbino. La sauna. Hey dude! What's up? Sì, ricorda un brand americano, no? E vediamo cosa imbarazzo la giornalista Siobhan Riley. Vai. Ah, c'è un ingorgo qui. Dovreste andare da questa parte, ma poi trovate un ingorgo qui. La
fatta grossa. Sivan. Signorina Sivan. Molto bello l'ultimo video, Non si è accorta, no. Forse poi gliel'hanno fatto rivedere. Quindi, momento di imbarazzo e inconscio. Sì, ci vediamo fra poco dopo la pubblicità con Daniele Cassandro. :53 minuti, siamo rientrati a Occupy DJ, non abbiamo le call adesso perché dedichiamo tutto il secondo blocco alla musica. Musica. Iniziamo partendo da un filmato realizzato da Wired, perché oggi giovedì come sempre c'è l'ospite di Wired. Sì, e poi continuiamo con i Boxer in Club. Vediamo. Quindi, questo video. Diamo il benvenuto, il bentornato anzi a Daniele Cassandro da Daniele, Wired. Ciao. Ciao. Bentrovati. Allora, abbiamo visto quel filmato, il produttore Painé ha deciso di mettere in musica i suoni della città di Milano. Ma è davvero così facile? Cioè, io se ho un iPhone posso riprodurre questi suoni e comporre qualcosa? Beh, ormai sì, è una questione non solo di facilità, anche di pochi soldi che costa fare queste cose. Se ci pensate, una canzone come Just Can't Get Enough di Depeche Mode nell'82-81, quando è stata fatta, costava un sacco di soldi farla con gli strumenti elettronici di allora. Ora fai una cosa molto simile col telefonino. E con delle app e così via. Quello che è cambiata non è la facilità nel fare la musica, è l'accesso agli strumenti per farla. Per esempio, c'è un passaggio in cui nel film Berlin Calling, in cui Paul Kalkbrenner, esattamente con questo metodo qua, registra il suono del treno e fa una delle canzoni più caratteristiche di quell'album lì di Berlin esatto, Calling. Ti campioni le cose sul posto. Che si chiama Train, appunto, col suono della sirena del treno di Berlino. Quanto la tecnologia ha influito nella creatività musicale? Beh, tantissimo, e lo fa da sempre, lo fa in modi sempre diversi, cioè la creatività musicale è legata allo sviluppo tecnologico. Pensate alla fine dell'Ottocento, quando è nato il sassofono, era uno strumento che non esisteva, oppure ancora prima, quando è nato il pianoforte, è sempre una questione tecnologica. Come sono cambiati i violini dalle corde: prima erano corde di budello e c'erano bisogno di violini molto più lunghi, semplicemente sono andati accorciando. L'elettronica è solo un'evoluzione di questo discorso. E quali sono i principali strumenti elettronici che hanno invece rivoluzionato il modo di far musica? Ah, campionatori, sequencer, machine. Sì, io lo so bene. Stavo pensando che poi adesso c'è anche un po' un ritorno a quei sintetizzatori che si usavano negli anni 80. Tu prima hai citato quelli vintage, Just Can't Get Enough dei Depeche Mode. Ha dei suoni che adesso stanno tornando assolutamente attuali. Ma tornano di moda anche suoni ancora più vecchi, sì, le cose degli anni 70. E poi più una cosa diventa difficilmente recuperabile, più viene ripescata. Dicevamo prima, Daniele, che... stavi dicendo qualcosa. No, vai. Che uno degli studi di musica elettronica più vecchi, forse il primo... In Italia sicuramente, perché poi c'era Colonia e c'era in Francia, era qui dietro agli studi Rai di Viale di Corso Sempione. Stavo dicendo Viale Mazzini perché sono romano, quindi ho fatto... Di che anni si sta parlando? Gli anni 50, okay. E c'erano i compositori Berio e Maderna che hanno aperto questo... Pensate, con i soldi della Rai, è una cosa ora impensabile, che la Rai dia soldi a musicisti d'avanguardia. Ed era un laboratorio per creare musica elettronica, non elettroacustica, proprio elettronica, cioè che aveva un'origine elettronica. Una roba incredibile. Se vi capita, andate a vedervi dei filmati che si trovano online con una ricerca neanche troppo specifica. Ci sono questi scienziati che sono con il camice bianco e fumano sigarette tutto il tempo all'interno dello studio, con dei macchinari che sono grandi come le pareti. E ora le stesse cose le fai con un'app gratis del telefonino. Del telefonino, esattamente, sono cambiati ovviamente. E la nascita invece della musica elettronica quando risale? La nascita della musica elettronica proprio in quanto tale è proprio negli anni 50. Okay. Questi signori facevano i primi esperimenti di musica assolutamente elettronica. Molto prima risalgono i primi strumenti, diciamo, elettrici, cioè che sfruttavano l'elettricità. Cioè si parla già della fine dell'Ottocento con i primi... erano degli organi che non si sentiva niente perché non potevano essere amplificati, ma usavano questa misteriosa cosa che era l'elettricità. Nel 1912 si sono inventati il theremin, che è proprio il primo strumento elettronico vero e proprio. Lo usa Goldfrapp ancora in concerto quando vuole divertirsi. Vedi che l'abbiamo visto. Il theremin è quello che, spostando la mano nell'aria, emette un suono diverso, di intensità diversa, vedete? E... quella roba lì. E poi via via si sono sviluppati gli altri. Tutti gli altri. Senti, ho sentito parlare di Brain Disco. Se ne sai qualcosa, mi dici qualcosa in più? Perché... alla Social Media Week ho visto. Sì, che sì, è vero. Dunque, in realtà è un fenomeno
di cui so poco perché non è che mi interessi moltissimo, se devo essere sincero. Dobbiamo andare a approfondire. Non sono proprio la persona giusta con cui parlare saperla, di Dobbiamo brain andare a approfondire la brain disco. Ma forse perché sono un po' brainless io. L'ho visto di sfuggita, per cui pensavo che mi potesse dare qualche... I Trampens invece? Dunque, quella è una cosa che quando la vedi è una grandissima figata, perché è molto divertente l'idea di toccarsi e di avere una batteria addosso. In realtà è un po' meno nuovo di quello che si crede, perché Laurie Anderson andava in giro in concerto con esattamente, nel 1986 ha fatto un intero concerto facendo di se stessa uno strumento a percussione. Laurie Anderson è quella di Oh Superman, se non sbaglio. Ed era la compagna di Lou Reed. Un avanguardista della musica elettronica. L'ho scoperto solo da poco, ammetto la mia ignoranza. Va bene, grazie Daniele, grazie mille. Grazie a voi. Ci rivediamo prossimamente. Magari il prossimo giovedì. Grazie. Ciao. Grazie. Noi continuiamo. Sì? Prima dei Box Ring Club abbiamo un video. I See Ghost, e adesso diamo il benvenuto dopo Daniele Cassandro ai Boxering Club. Ciao ragazzi. Benvenuti. Grazie all'invito. Diteci al volo i vostri nomi. Matteo, Francesco, Matteo, Gabriele, Edoardo. Perfetto, voi siete Boxering Club, venite da Roma e avete stampato questo album d'esordio. Siete insieme da poco, relativamente poco. Beh sì, diciamo che è dal 2010 che suoniamo proprio insieme e dal 2012 che abbiamo un'attività discografica, ecco, mettiamola così, che è uscito un breve EP di 4 pezzi nel 2012 e poi appunto è uscito questo EP che è sicuramente un lavoro un po' più completo rispetto a quello che abbiamo fatto finora. Beh, questo è vero e proprio album, sì. Più che sì. Sono, quante tracce sono? Sono 11 tracce, quindi insomma 11 tracce, Aloha Krakatoa si chiama, non abbiamo ancora detto il titolo. Acqua già gigante. Come mai questo nome molto particolare? Il Krakatoa è un vulcano che è esploso nel 1883 e ha creato il boato più forte mai udito. E si è udito fino a 5.000 km di distanza, che orientativamente è tipo da Roma al Polo Nord, quindi in Indonesia. Bello potente. In Indonesia, da queste parti. L'isola indonesiana. Insomma, avete anche registrato su nastro, ho letto. Sì, prima stavamo sentendo il tipo di Wired.it che ha fatto tutto l'excursus sul digitale. Sì, sul digitale. Noi abbiamo fatto tutto l'inverso. Abbiamo registrato con microfoni a nastro degli anni 50. Di fine anni 50. È quello che dicevo prima, sta tornando un po'. Come mai questa scelta? Perché è un po'... A noi ci piacciono i Beatles, dai. No, però ha fatto coming out. Molto semplice. In realtà il discorso, cioè, della scelta in analogico è dovuto al fatto che volevamo cercare di arrivare all'ascoltatore nella maniera meno trattata possibile, cioè meno post prodotta. Il disco in sé è poco post prodotto, cioè c'è poco, è tutto molto, appunto, è suonato tutti quasi live insieme. Praticamente è live, cioè è suonato a più strati, però abbiamo fatto prima chitarra, basso, batterie, percussioni e voci, quindi ci sono tre strati, però in realtà è tutto quanto suonato insieme. Sì, anche perché, esatto, con questo metodo di registrazione non c'è possibilità di fare altrimenti, cioè sì, più aumenti i take, più poi è difficile mixarli. Il discorso era che ci interessava proprio arrivare così, poco, cioè genuino, come una cosa genuina, insomma. Eppure, per quanto abbiate utilizzato metodi vintage per registrarlo, avete utilizzato poi un metodo assolutamente nuovo per fare il video. Stiamo parlando di Babbo, che avete girato con un drone. Vediamo. Guardiamo. Babbo dei Boxering Club, opening track dell'album Aloha Krakatoa, che tolgo anche dalla sua... Sì, molto bello il video. Che cosa avete usato? Il drone, giusto? Sì, è stato utilizzato un drone, regia di Dan Daddy. E non è stato facile fare questo video, immaginiamo. No, per... le coordinazioni erano un po' strane. Franz ci dava il tempo e noi la sentivamo dai palazzi circostanti, insomma. È andata bene che non c'era traffico, clacson, quant'altro. Stavamo tutti nello stesso isolato, diciamo, quindi era abbastanza semplice sentirci, insomma. Ottimo, voi dove vi siete conosciuti? Stavamo parlando prima, perché comunque quando capita che vengono qui delle band che suonano da parecchi anni, sai, no, ci conosciamo da sempre. Poi voi siete invece in tanti. Noi abbiamo iniziato a suonare insieme che eravamo in quinto liceo, più o meno. Eravamo in quattro e facevamo un genere un po' diverso da quello che facciamo adesso, cioè era una cosa un po' più indie rock generico, diciamo. Mm-hmm. E dopodiché, questo accadeva nel 2010, dopodiché abbiamo cominciato a suonare live tantissimo, sempre in quattro,
e circa 2 anni fa si è aggiunto un quinto elemento alla tromba e percussioni che è Edoardo. E abbiamo cominciato a fare, diciamo, le cose sul serio, cioè quindi pensare a un disco, promuovere, fare, girare, quindi... Insomma, no... Impegnativo, ragazzi. Suonare in giro così spesso... No, stavo dicendo... Ma come vi muovete? Sì, no, che cosa avete, molto del merito, particolare? Sì. Super furgoncino, sì, da 9 posti. Dall'occasione, insomma. Questa volta siamo in 9, quindi ne abbiamo dovuto prendere uno più grande. Ah, squadra di calcetto. Sì, siamo partiti dal furgone del falegname, insomma... Siamo partiti dal furgone del falegname e siamo arrivati alla squadra di calcetto, la S Lodi Calcio. No, Lodi Vecchio. Cos'è che stavi dicendo? No, dicevo che gran parte del merito comunque di tutte queste cose che stiamo facendo, dell'andare in giro comunque, della nostra etichetta Bomba Dischi, che appunto si è formata con noi, siamo più o meno nati contemporaneamente. E poi vabbè, del nostro booking DNA che comunque ci sta permettendo di andare parecchio in giro e di vedere molte situazioni. Siete andati in giro parecchio fino ad arrivare addirittura in America. Sì. Allora, raccontateci un po' dell'esperienza americana. Beh, ma... ce ne stanno varie esperienze da raccontare, insomma. Ci sono successi vari episodi, diciamo, tra i più inaspettati. Per esempio, suonando per strada... Vediamo un video. Ce ne sta uno importante. Suonando per strada, c'è un sacco di gente che riprende, ma riprende voi o riprende l'ospite che è venuto a trovarvi casualmente? In verità stava riprendendo noi... Ora, per tutto il resto della sera credo che abbiano ripreso Puff Daddy. Perché, spieghiamo, è arrivato a sorpresa tra gli astanti che vi stavano guardando lì strada Puff Daddy, insomma. Sì. Per voi, voi vi siete accorti subito? No, guarda, in verità non è proprio andata così, nel senso noi tornavamo da un concerto. Sì. E niente, avevamo tutti gli strumenti in spalla, insomma, erano 2 di notte, abbiamo sbagliato la metro, è successo tipo Sliding Doors. E vediamo questa folla piena di telecamere e quant'altro, e si ferma questo signore vestito tutto di nero, con gli occhiali da sole, in piena notte. Ah, ma voi siete un gruppo? Sì. Suonate qualcosa. E noi abbiamo suonato qualcosa e lui ci è venuto dietro, insomma, cercando di emulare i nostri coretti in qualche modo, e è stato fighissimo, soprattutto dopo, perché abbiamo avuto una scarica d'adrenalina incredibile, perché certo, lì per lì non capivamo la grandezza della persona che avevamo davanti, insomma. Non capisco però, perché se il faccia ride lo fa uno a un comico e dice fammi la battuta che mi fa ridere, non va bene. Se invece Puff Daddy va da un gruppo e gli chiede suonatemi qualcosa adesso, va bene, grande. È come se Totti ti chiedesse di fare 2 palleggi e tu stai in fissa per il calcio e capisco. E lui dice pure mazza, bravo, complimenti. Visto che oggi stiamo parlando di momenti imbarazzanti, questo lo è stato, ma in positivo. Assolutamente. Positivo. Voi ragazzi siete in tour, ieri sera eravate al Magnolia e avete tantissime date. Ancora Roma, Bologna, Firenze, dove le possono trovare? Locorotondo. La nostra pagina Facebook è comunque. Sì, che ci sono stata quest'estate. Ah, vedi? È figa. È bello, bello. A posto, la vostra pagina Facebook. La nostra pagina Facebook è quotidianamente, insomma, aggiornata. Quindi trovano tutte le date. Sì, sì, sì. Cioè, chiunque può andare lì e, insomma, controllare la data più vicina. E stasera siamo a Torino, al bla bla, quindi veniteci a trovare voi che siete di Torino. Altrimenti anche sul sito diretto di DNA, cliccate su Boxering Club dove ci stanno le nostre faccine. Perfetto. E poi abbiamo dato sicuramente tutti gli indirizzi. Sì, quindi al bla bla stasera suonerete Babbo, che è la opening track di Aloha Krakatoa. Grazie, sì, ragazzi. Grazie mille. Noi continuiamo con la pubblicità, rimanete pure qui e torniamo tra poco con Fabio Quagliarella. 16:15, eccoci rientrati a Occupa DJ dopo Daniele Cassandro e i Boxering Club. Adesso parliamo di calcio tra poco. Prima leggiamo qualche call. Qual è stato il momento più imbarazzante della tua vita? Raccontacelo con True Story. Guardiamo qualche risposta. Vediamo. Non abbiamo ancora visto. Parliamo insieme uno sopra l'altro o da niente. Da Twitter, Fabri991 dice: uscito dalla palestra sono entrato nella macchina sbagliata, era uguale a quella di mia madre che doveva prendermi. Beh, però cos'è capitato poi? Spero almeno infatti, tu abbia trovato qualcosa di interessante nella macchina magari. Sì.
Da Twitter, Silvia DC94 dice: Occupy DJ in Francia, avevo 8 anni, mi perdo, ha visto mia mamma, la seguo, le corro dietro, l'abbraccio e sì, non era lei. Una true story, è perfetto, come nei film. Hai visto qualcuno con i capelli biondi, lunghi, e poi era un uomo. Può capitare, sai, dai, insomma. Da Twitter, Otayon LM dice: essere beccato dalla prof a fare disegni parodia su di lei. Ha detto: questa sarei io, ho negato l'evidenza ridendo. E vabbè, evidentemente allora non era fatto tanto bene se gliel'hai data a bere alla professoressa. Yes. Va bene, affina la tecnica. Noi intanto vediamo l'RVM, l'introduttivo di uno che di tecnica sicuramente ne ha da vendere, Fabio Quagliarella. Alle 16:17 minuti in diretta Occupy DJ, diamo il benvenuto a Fabio Quagliarella. Ciao Fabio, grazie di essere venuto. Dicevi che ti sei allenato stamattina, vero? Sì, sì. Sei un po' provato? No. Stanco. Sei uno mattiniero, hai detto ti piace di brutto allenarti la mattina? No, preferisco la mattina, almeno poi ho tutto il pomeriggio, riposare. Poi, e per venire ospite qui a Occupy DJ. Allora partiamo un attimo dagli albori della tua carriera. Tu ti sei trasferito da Castellammare a Torino, dove hai fatto le giovanili, eri giovanissimo. Io sì, a 13 anni sono partito da Castellammare, quindi mi sono trasferito a Torino giocando poi nel settore giovanile del Toro, quindi è stata una bella scelta. La mia fortuna è che i miei genitori mi hanno appoggiato, perché tanti di loro non fanno una determinata carriera, perché forse i genitori anche non vogliono. Non vogliono. Io sotto questo punto di vista mi reputo molto fortunato. Quindi. È stato quindi un passaggio duro da Castellammare a Torino oppure... Beh, a 13 anni comunque poi... ancora piccolo quando trasferito. Quindi. Molto piccolo, quindi la cosa più dura è stata il distacco. Comunque sai, alla mattina ti svegliavi, c'era tua mamma, tuo papà, i tuoi fratelli, così. Ritrovarti poi a svegliarti praticamente da solo, a andare a scuola, poi da scuola andavi direttamente al campo a fare gli allenamenti. Quindi... Infatti in un'intervista rilasciata dai tuoi genitori dicono: nei primi mesi te ne stavi sempre chiuso in casa, non usciva mai con i compagni di scuola, di squadra, perché doveva alzarsi presto la mattina, e la mattina uscivi con due zainetti, uno con le scarpette per andare a giocare a calcio e l'altro con i libri. No, è vero, perché comunque il mio pensiero è sempre stato, io sono lontano da casa per questo sogno, poi non sapevo mai dove potevo arrivare, quindi ho detto vabbè, io vado avanti dritto per la mia strada. La mattina era sì così, avevo lo zainetto per andare a scuola ovviamente, e poi avevo il borsone del Toro per andare a fare, quindi camminavo sempre con, perché poi finivo allenamento senza pranzare, praticamente giusto un panino ci avevamo. Salivo sull'autobus di linea e andavo a fare gli allenamenti. Per i primi 2 anni è stato così. E tu hai fatto le giovanili al Toro, poi vabbè, hai girato anche un sacco di altre squadre. Adesso militi nella Juventus, invece sono due facce diverse di una stessa città, quella di Torino e Juventus. Sì, dall'interno intendo. Sì, sì, vabbè, io ero, quando stavo al Toro, era società diversa, comunque tempi diversi, poi... Non mi ritrovo più un giocatore del Toro, perché poi il Toro era fallito. Noi avevamo vinto il campionato dalla B alla A, mm-hmm. Poi il Toro dopo tipo un mese e mezzo, due, è fallito. Aspettavo ancora la loro chiamata della nuova proprietà, che mi chiamasse per dire ritorna su, ma mai chiamato nessuno. E poi la carriera ha preso il volo. È stato quello che è stato. Poi sai, mi ha comprato l'Udinese e da lì... iniziato a girovagare un po' per tutta Italia. Diciamo che i colori bianco neri ti portano bene, sì. Insomma. Allora, diciamo che ne ho vestiti parecchi, bene, sì, tra Ascoli... 9 squadre in totale, vero? Sì, mi sa che sono 9 squadre, sì. Senti, ma se tuo figlio volesse rifare la stessa carriera che hai fatto tu, quindi spostarsi, così glielo lasceresti fare oggigiorno? Io sì. Saresti sì, permissivo? Sì, perché comunque fai dei sacrifici, come è bello che comunque... poi ne trai soddisfazioni, poi è normale, gli puoi dare qualche consiglio in più, perché comunque essendoci passato prima tu, certo. È molto più facile poter dare dei consigli, però sì. Ti aiuta, importante che faccia sport. Cioè tu non me. Hai mai poi... avuto rimpianti magari quando eri adolescente, che vedevi gli altri uscire e tu non potevi farlo magari tanto quanto loro? No, l'ho sempre fatto forse per l'amore e per la passione verso questo sport, cioè quindi non mi è mai pesato niente, ma tuttora se non devo andare a fare, qualcuno mi invita da qualche parte, io preferisco stare a casa sapendo che poi il mattino dopo mi devo allenare, non è che mi pesa assolutamente, lo faccio proprio perché comunque certo. È bello, ami questo sport. C'è un bel riscontro. Sì. Qual è allora il momento più bello della tua carriera che ti ricordi di più? Momenti ce n'è più di uno, se no... Sì, sì. No.
Però sicuramente beh, ricordo l'esordio in Serie A col Toro a 17 anni. Poi uno dei momenti miei più belli sicuramente il mondiale, comunque per un giocatore da quando sei piccolino Sudafrica. Così speri di fare un mondiale, quindi ho partecipato a quel mondiale, poi lasciamo stare com'è andata. Poi sicuramente poter giocare con la squadra della mia città cui sono tifoso, che è Napoli, sì. E poi la soddisfazione di aver vinto poi due scudetti, due supercoppe, quindi insomma, la gratificazione di aver vinto qualcosa pure in carriera, quindi ho fatto tutto. Quindi di momenti brutti quindi ne hai qualcuno? Sì, o no? Sicuramente l'infortunio. Okay. L'infortunio al ginocchio è quello è stato credo il momento più duro da affrontare, però poi l'ho superato e abbiamo ripreso. Quanto tempo ti ha tenuto fermo questo infortunio? Diciamo 6 mesi abbondanti, okay. E poi piano piano quando è tutta la ripresa, diciamo ritornare proprio al top è stato quasi un anno. Senti, ma a proposito di cose brutte, come l'hai presa quando i tifosi del Napoli se la sono presa perché tu ti sei trasferito alla Juventus? No, io dico sempre, comunque, non sanno la verità, o meglio, hanno creduto a quello che poi è stato scritto sui giornali, che è completamente l'opposto, però... So bene perché comunque so che mi vogliono ancora tuttora bene, quindi capisco, a volte è come se due ragazzi, due fidanzati si lasciano, quindi c'è un po' di delusione, no? Certo, certo. Però la vivo molto serenamente perché comunque io con tutte le squadre, con tutti i tifosi, tutte le squadre ho sempre avuto un bellissimo rapporto, quindi mai avuto nessun tipo di problema. Fabio, adesso ti mettiamo alla prova perché tu hai girato tante squadre e quindi hai avuto un sacco di compagni, ma te li ricordi davvero tutti? Abbiamo detto 9 squadre in 10 anni, deve allora essere vediamo. Facile, dovremmo avere una foto tutti. Adesso. Allora, questa è la formazione del Chieti, te li ricordi compagni? Chi è quello là in alto a destra, a fianco al portiere? Almeno 3 ce li devi Basso. Dire. Basso. Tanto poi noi non possiamo verificare, quindi esatto, cioè. ci fidiamo. In basso a sinistra? Era il più vecchio, si vede che era il più vecchio. Sarà il capitano? No, il capitano era di Fabio qui. Ok. Quindi, okay. Capelli lunghi. O passo avanti, questo qui me lo ricordo. Ancora una possibilità. Ancora uno, allora, chi è questo qua a fianco al capitano? Qui ero io, giovane. Perfetto. Giovane, va bene. Prova superata per quanto mi ti riguarda. Ti verrà in mente, lo no, so. No, certo. Qual è il compagno di squadra a cui sei stato più legato? Io ho Simone Pepe, che è tuttora un mio compagno di squadra, che tra virgolette in questo periodo è un momento un po' sfortunato, quindi facciamo un grosso in bocca al lupo. E con lui perché ci conosciamo praticamente da quando avevamo 15 anni, che comunque nelle nazionali giovanili giocavamo sempre insieme così, poi abbiamo fatto 2 anni all'Udinese giocando insieme. Ora è 4 anni alla Juve che giochiamo sempre insieme, quindi è il giocatore che più ci gioca insieme e poi lui è simpaticissimo, quindi è quello che ho molto più rapporto, però nella Juve ci sono Estorari, Peluso, Andrea Pirlo, quindi... Andrea Pirlo, Barzagli. È vero, io voglio sapere se è vero, si dice che sia uno veramente buffo, fa scherzi continuamente e in campo invece sembra la persona più seria del mondo. Non sembra, cioè vederlo da fuori dice è impossibile che uno così possa far ridere, invece lui è simpaticissimo, fa le battute però sempre con quella faccia lì. Cioè, ah non è ok, che dice, cambia il volto. Oh, almeno l'ho potuto chiedere finalmente, che è una cosa che ogni volta che guardiamo una partita della Juve con amici viene fuori, questa cosa allora, qua. Però lui è sempre molto serio con quel video. Okay. Sì, però con l'umorismo lì le battute le fa così cioè. Allora abbiamo preparato un altro filmato da farti vedere, però prima volevo chiederti un'altra cosa a proposito di spogliatoio, visto che stiamo parlando di simpatie e antipatie, qualcosa di divertente che puoi raccontarci avvenuto in uno spogliatoio nel corso della tua carriera, un episodio magari particolare, magari dei riti che hanno dei tuoi compagni? No, riti no, gli scherzi praticamente quasi, non dico tutti i giorni, però devi fare molta attenzione a come ti vesti nello spogliatoio. Ah sì? Se arrivi con qualcosa di particolare, che non c'entra niente per come ti sei vestito, così, viene appeso, viene tagliato. Tagliato? Ho visto gente che si metteva le calze, usciva direttamente il piede fuori perché avevano tagliato le calze. È un po' di tutto, insomma, quindi fa attenzione quando entri nello spogliatoio. Fashion victim sicuramente non si può essere. Va bene, abbiamo preparato questo RVM di esultanze particolari. Nel sì, mondo guardiamo. Abbiamo raccolto un po' di esultanze particolari nel mondo del calcio per 2 motivi, erano quasi tutti balletti. Primo perché hai partecipato a Ballando con le Stelle. Prima hai parlato di Pepe, il tuo compagno di squadra, lui ti ha criticato aspramente per questa cosa, no? Insieme ad altri.
Diciamo che le critiche sono state prima della trasmissione, quando ho detto che andavo lì. E quindi non ti hanno tagliato. Fa, con quale coraggio vai? Io non ho mai ballato in vita mia, credimi, mai. Ma te la sei cavata bene? No, poi da come ho sentito i commenti è andata sicuramente comunque rigido, non è che sono ballerino, ho mai ballato in vita mia. Sono arrivato lì, ho provato 2 ore e poi dopo sono andato a ballare, cioè in diretta sulla Rai, era un po' potresti farcelo un balletto anche a noi. No, certo che la mattina no, poi si infortuna, magari lascia stare, ce l'abbiamo su, che è un po' spigoloso qua allo studio. No, sicuramente rigido, ma sei andato meglio di Bobo Vieri, ci voleva poco andare meglio di Bobo Vieri non l'ho visto, però a maggior parte ho avuto complimenti, però è normale, non essendo ci credo così. Che non sei abituato a ballare, ti alleni sempre presto la mattina, quindi come si fa ad andare a ballare la sera? Anche se qualche volta esco e poi non capita, diciamo che sono, sembra che poi allenamento, casa, no, però nei momenti. E poi un altro motivo per cui ti abbiamo fatto vedere questo filmato è che nell'esultanza c'è chi balla e c'è chi invece si toglie la maglietta, però viene anche squalificato, ammonito. È una cosa così incontrollabile. Sì. Quando segni un gol, qual è l'emozione? Cioè, io da attaccante non mi piace come regola, cioè il regolamento di ammonire uno che toglie la maglia, comunque è una cosa istintiva. E tante volte il gol fai fatica a esprimere, cioè spiegarlo è duro perché una volta che non capisci niente, cioè nel senso è io tante volte faccio fatica a ricordare come l'ho fatto il gol nel momento, non so, durante la partita o a fine partita, me lo devo rivedere. Tante volte sono convinto tipo che ho calciato, non lo so, al limite dell'aria. Poi rientro e mi fanno, sai, poi senti i commenti dei tuoi compagni, hai fatto un grande gol di qua di là, cioè beh. Poi ti rivedi, tirato prima dell'area c'erano ancora 15 metri, lui ha tirato da 40-35 metri, quindi, mentre dal campo sembrava più vicino alla porta. Quindi ci stai dicendo che anche durante le interviste a fine partita, allora commento sul grande gol, tu a volte commenti a caso? Senza... No, c'hai, devo essere sincero, c'hai tutto... Ma invece una curiosità, questa regola della maglietta c'è da sempre oppure... No, una cosa recente, dopo? Una cosa recente. Mi sembrava sarà abbastanza... forse 3-4 anni. Okay. Cioè, io credo che comunque il momento più bello di una partita di calcio, credo sia il gol proprio, il momento di esultanza. Secondo me bisognerebbe lasciare un po' libertà, si toglie la maglia almeno qualcuno, sarà pure contento. Ma l'hai visto a proposito di esultanza, che non l'abbiamo inserito perché non c'entrava con il ballo, quello che dopo aver segnato il gol ha sfondato la panchina con la testa? No, l'ho visto. E lui è stato addirittura espulso. Lo guardavamo negli spogliatori. Così. Quali sono stati i commenti? Era un idolo. Infatti. Uno che arriva lì a 200 da una capoccia, secondo me lui non si aspettava. E che si sfondasse. Si sfondasse certo. Tutto. Bam, è andato diretto e convinto. Come mai però hai deciso di partecipare a Ballando con le Stelle? C'è un motivo in particolare? Ti piace il mondo dello spettacolo? No, non mi dispiace il mondo dello spettacolo, anche perché ho tanti amici, quindi conosco tante persone. Però niente, è stata sta cosa di mettermi in gioco, di fare una cosa che non c'entrava assolutamente niente col mio mondo. Cioè, avevo un'ansia terribile, cioè ero 2 giorni non dormivo prima di andare lì, peggio di una finale, non lo so, di qualsiasi altra partita. Ero terrorizzato, ero. Certo. Infatti io all'inizio ho detto no, non vado assolutamente, poi dopo piano piano mi sono fatto convincere, diciamo così. Ti sei fatto coraggio. Bene, dunque, nel corso della tua carriera hai avuto tanti momenti belli, tanti momenti brutti, abbiamo detto. I ragazzini che guardano il calcio vi seguono tanto come role model, come modelli proprio da seguire, sia per il comportamento, per l'abbigliamento. Tu lo senti questo peso? Come peso non lo sento, però so perfettamente che comunque siamo seguiti, siamo da esempio, comunque è vero, tante volte commettiamo degli errori in campo che poi dopo ce ne pentiamo amaramente, della verità, tutti i miei colleghi, quindi perché comunque i ragazzini ci imitano, mm-hmm. Io credo proprio quasi a 360 gradi, sì. A volte nel modo di vestirsi, a volte vedo tanti ragazzini per Torino, sembrano tutti Vidal, il mio compagno qua. Adesso la cosa della cresta ha fatto veramente... Sì, le creste è impressionante, quindi questo significa che comunque siamo da esempio in qualsiasi cosa. Quindi bene, mi raccomando. Non sento come peso, però sappiamo benissimo. Questa responsabilità. Sono stato uno sempre molto... molto tranquilla. Bene. Fabio, noi ti auguriamo al meglio per la tua carriera, in bocca al lupo. Grazie, ti ringraziamo di essere stato qui. Grazie con noi e speriamo che ti sia divertito. Sì. Noi molto. Vi salutiamo, sì. Siamo arrivati alla fine. Ci vediamo domani. Venerdì. Ultima puntata della settimana. Sì. E dai. A domani, ciao ragazzi.